Bentrovati all'intervista dell'atleta. Oggi la nostra ospite ha 22 anni, è una giocatrice di pallavolo e studia filosofia. È con noi Ludovica Brandi. Ciao Ludovica. Ciao a tutti, sono Ludovica Brandi e sono un'atleta. Sono un'atleta e, come dicevo, non solo, anche una studentessa così giovane. Ma dove stai giocando per ora? A Lugano, ho finito la stagione da 3 settimane, Ok, quindi quindi sei all'estero. sì, ancora all'estero, sì. Anche se in realtà io so che tu sei di Milano, quindi insomma in realtà non lontanissimo perché Lugano Sì, è diciamo che vicino. a livello di distanza è quasi più estero Roma che Milano, Sì, veramente. però io ci metto un'oretta, però comunque sono all'estero, fa strano perché è veramente vicino. E che cosa comporta giocare all'estero? Quali sono le differenze con l'Italia? Innanzitutto, guarda, io voglio un po' sapere la tua storia, cioè quando hai iniziato tu a giocare a pallavolo? Ho iniziato in terza elementare, quindi 2006-2007, un sacco di anni fa in realtà, forse la quindicesima, quattordicesima stagione che faccio, perché mia mamma ha giocato a lungo quando era più giovane e quindi io e le mie due sorelle giochiamo tutte e tre ancora a pallavolo. Ho fatto, diciamo, un percorso abbastanza normale, ne avevamo parlato anche nell'intervista. In realtà non mi sarei mai aspettata di arrivare a giocare effettivamente 2 stagioni da professionista e di arrivare a vedere lo sport come comunque un'alternativa di vita, perché a livello, diciamo, giovanile, negli anni iniziali non ho mai fatto niente di particolarmente importante, possiamo dire, a livello di risultati. Quindi è stata una sorpresa, ecco, questi 2 anni sono stati veramente una sorpresa bellissima perché sono stati assolutamente formativi a livello sia ovviamente pallavolistico che personale. Quindi si può dire, diciamo, che da quando ti sei trasferita a Lugano hai iniziato un percorso più anche soddisfacente per te, immagino, quindi di conseguenza, però più serio, ecco, proprio, più professionale, Sì, più professionista, professionistico, come lo vogliamo dire. da professionista, nel senso che in Italia avevo giocato fino alla C, quindi comunque a livello agonistico, ma non nelle serie maggiori, ecco, quindi il discorso professionismo si è aperto col trasferimento all'estero, sì. Ma questo perché l'Italia offre un'opportunità minore? Qual è il problema? No, assolutamente, anzi, il livello italiano è molto più alto, è fra i più alti al mondo e il bacino d'utenza della pallavolo italiana è anche molto più ampio, quindi ci sono molte più categorie rispetto a paesi più piccoli, ovviamente come la Svizzera. È successo nel senso che ho avuto l'opportunità di fare un anno e poi dopo due e vedremo forse anche tre in Serie A. Cosa che in Italia comunque è riservata, diciamo, ad atlete di livello superiore, e quindi l'ho presa al volo, ecco. Certo, beh, poi anche Assolutamente come sì. percorso personale, come dicevi tu, no? Sicuramente anche vivere all'estero, immagino quindi che tu sia da sola, è un bel percorso di crescita, no? Sì, assolutamente. Qualcosa che comunque ti cambia anche a livello, diciamo, proprio di vita di tutti i giorni, che ti cambia, ti fa crescere assolutamente. Beh, ti fa sicuramente maturare, certo. È bella questa Certo. cosa che ti sia, è una passione che venga, che ti sia stata trasmessa da tua madre. Sì. Sì. Nella mia famiglia in realtà in generale c'è tanta gente che fa sport, però io e le mie sorelle siamo le uniche legate alla pallavolo, anche mia mamma da piccola aveva fatto basket, e i suoi fratelli infatti hanno continuato nel mondo del basket, mentre noi siamo, diciamo, le pecore nere diciamo, su questo livello. Però sì, io facevo basket da piccola all'inizio delle elementari, poi dopo di me si allenava la pallavolo e abbiamo provato e mi è piaciuta subito. Quindi Beh, quindi comunque tutti sport di squadra. Beh, sì.
Ma tu. Sì, io sono, diciamo, team sport di squadra tanto, forse un Infatti. po' di parte perché effettivamente a parte il nuoto io ho veramente poca esperienza di sport individuali e che sono assolutamente di tutto rispetto e costruiscono lati della personalità, però cioè, secondo me diversi da quelli che invece vengono costruiti con lo sport di squadra. Con lo sport individuale. Sì, no, No, infatti. dico, gli sport individuali appunto costruiscono livelli diversi della personalità rispetto E secondo te alla qual è la squadra. differenza? Tipo che Ci ho pensato aspetti? tanto. Dimmi, dimmi. Sai, tu che hai sempre giocato in sport di squadra, effettivamente, secondo te quali sono le caratteristiche che uno sport di squadra fa maggiormente sviluppare o che comunque definisce in un atleta e quali sono le caratteristiche che invece si sviluppano con gli sport individuali, secondo te? Allora, sullo sport di squadra sicuramente il fatto che devi render conto a qualcuno di quello che fai, nel senso che io lavoro per me, ma per la mia squadra e per il risultato della mia squadra, perché da sola, soprattutto in uno sport come la pallavolo, io non posso fare niente. Quando si spiega, diciamo, la pallavolo ai bambini che iniziano, dice la pallavolo è uno degli sport più di squadra quasi. Perché? Perché nel basket e nel calcio idealmente una persona può prendere la palla e segnare da solo. Poi è ovvio che non funzionano così, è una semplificazione anche perché si tratta magari di spiegare lo sport a, per esempio, io alleno le bimbe che hanno 6 anni, quindi va spiegato molto, semplificando molto. Nella pallavolo la palla si deve passare. Cioè, c'è una situazione in cui io posso far punto da sola ed è la battuta, perché sennò il resto delle situazioni dipendono o dalle mie compagne o dai miei avversari. E il fatto di dover per forza prendersi delle responsabilità di fronte a qualcuno che non sei te stesso, perché comunque negli sport individuali la responsabilità è, a mio parere, perché appunto da outsider degli sport individuali ricade più su te stesso. Mentre se io faccio una partita male, la mia squadra perde o Certo. comunque va in difficoltà, o comunque se in 6 in campo dobbiamo dare 100 e io do 0, vuol dire che c'è qualcun altro che deve in qualche modo Dare di più per sobbarcarsi, bilanciare. esatto, le mie responsabilità. In più, non lo so, a livello di in generale c'è sempre. Nello sport di squadra ci sono sempre due entità, c'è l'atleta e la squadra. Non puoi mai scinderle, non, cioè, non, un giocatore non può ragionare solo per lui. C'è sempre comunque nel tuo ragionamento di, non lo so, oggi non mi sento bene o magari ho tanti, non so, ho tanto da studiare a livello più basso con le ragazzine o comunque così, non puoi ragionare solo su di te, devi comunque sempre pensare che c'è qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto e anche questo, nel senso, c'è, diciamo, da una parte la responsabilità e dall'altra c'è anche il fatto di sapere che c'è una squadra intera che conta su di te, perché comunque se ci sono 12 atlete, cioè, se c'è una squadra costruita, tutte sono importanti. Ovvio, a livello di gioco c'è magari quella che fa più punti e quella che ne fa meno, però ci sono delle dinamiche che funzionano solo se tutte e 12 le persone fanno il loro lavoro. Ovvio che nel momento in cui andiamo in campo, nel momento in cui ci sono le partite, quelle importanti, quelle magari con più anche visibilità, la giocatrice che fa più punti o la giocatrice che difende più palloni fa più scena, ecco, come il Certo. calciatore che segna più gol. Però comunque nel momento in cui il resto della squadra non si allena bene, loro non possono allenarsi bene, non possono giocare bene. Questo è sempre comunque uno stimolo e una responsabilità. Certo, no, è assolutamente, infatti poi il lavoro, no, il frutto, scusami, di un lavoro condiviso. Però poi cambia anche un pochino il rapporto con l'allenatore, se per esempio in uno sport individuale e in uno sport di squadra. Sì, nel senso che mi viene da pensare forse che il rapporto con l'allenatore in sport individuale è forse un po' più personale quasi.
Nel Ma quindi tu non hai senso, mai praticato nessuno sport individuale? solo nuoto, È solo nuoto, però ok. l'ho fatto per tanti anni da piccola e affiancandolo anche alla pallavolo all'inizio, ma non l'ho mai fatto a livelli, ecco, agonistici. E quindi no, non so bene come ci si rapporta con un allenatore in uno sport individuale. A livello di squadra, poi ovviamente ogni allenatore, ogni situazione, ogni squadra è diversa, però l'allenatore si deve rapportare con innanzitutto con 12 singoli, 12, 13, 14 singoli, ma in secondo luogo anche con questi 12 come entità, perché, ed è suo compito comunque. Creare questa entità e mantenerla durante l'anno, perché è vero, io sono l'atleta 1, cioè l'atleta 2, l'atleta 3, l'atleta 4 e possiamo avere un rapporto personale, nel senso bilaterale con l'allenatore, ma poi c'è anche il fatto che atleta 1 più atleta 2 più atleta 3 più atleta 4, eccetera, fanno la squadra e l'allenatore si deve rapportare anche con la squadra. E le dinamiche singole, diciamo, di me con l'allenatore o dell'altra con l'allenatore sono diverse dalle dinamiche che la squadra intera può avere con l'allenatore. Certo, quindi c'è questa, diciamo, come dire, biforcazione, no? Del suo Esatto, ruolo, esatto. sì, Mi assolutamente. immagino che questo doppio livello ci sia meno in uno sport, diciamo, individuale, però non. Certo, beh, sicuramente come dici tu, magari è anche più semplice perché poi si crea questo rapporto proprio face to face, no? Ok, quindi anche personale, per Certo. cui magari poi si diventa anche quasi come amici e quindi poi alla fine diventa anche più Sì. facile, no? Lì bisogna sempre comunque essere attenti e cioè è una cosa che si crea anche negli sport di squadra, perché comunque soprattutto nel momento in cui si passa tanto tempo in palestra insieme, però bisogna stare attenti a quel punto, si crea una biforcazione nello sport individuale e una ulteriore divisione nello sport di squadra, perché comunque possiamo essere amici, possiamo avere un rapporto comunque personale al di fuori della palestra, però poi in campo siamo dei professionisti, cioè in campo è quasi il mio capo, di conseguenza Certo. ci può essere questo rapporto, però bisogna essere bravi anche a distinguere il momento della chiacchierata, diciamo, dal momento del lavoro, ecco. Chiaro, chiaro. Allora, tu hai detto una cosa prima, hai detto la pallavolo è uno sport, il livello della pallavolo in Italia è assolutamente elevato, forse anche di più che all'estero, ed è uno quindi dei pochi sport, poi possiamo dirlo, il rugby in Italia va male, non è come altrove, non è come all'estero, eccetera. Invece la pallavolo effettivamente, insomma, gode di un bel prestigio Sì. e di un bel livello in Italia. Come si è evoluto questo sport? È sempre stato così? Allora, negli ultimi anni si è, diciamo, anche il movimento, perché queste cose poi le vedi anche dal movimento, a parte il calcio, diciamo che è lo sport più seguito, quindi tutti i bambini Certo. vogliono, però il movimento della pallavolo è cresciuto veramente tanto, tante bambine, tanti bambini hanno iniziato a voler far pallavolo. Di più, diciamo, negli ultimi anni, perché l'Italia ha iniziato a vincere tanto. Ti parlo ovviamente dell'arco della mia vita, nel senso non ti posso far paragoni con. Ci sono stati ovviamente altri momenti, la generazione dei fenomeni di pallavolo di altissimo livello in Italia, però sono stati raggiunti grandi risultati. La pallavolo italiana come club italiani e come nazionale comunque vince per la capacità tecnica. Ci sono vari motivi, può essere l'annata buona, che gli anni diciamo buoni, abbiamo tante atlete forti, abbiamo buonissimi allenatori, tra l'altro ricercati tanto anche all'estero, un sacco di allenatori italiani allenano nazionali e o squadre all'estero, soprattutto in Svizzera, che sono diciamo qua vicino. E questo ti porta anche visibilità. Ovviamente c'è dietro un lavoro enorme fatto da chi di dovere, diciamo, allenatori, atlete, federazioni che hanno lavorato e hanno concepito dei progetti, dei cicli di atlete, di atleti che sono arrivati ai vertici europei. Conegliano ha vinto sabato scorso la
la Champions League e Trento è arrivato secondo, Milano ha vinto la Challenge Cup che è la terza Coppa Europea. Quindi, il livello anche in Europa ci siamo fatti sentire, ecco. Sì, assolutamente vero. Anche se poi è uno sport che vive più nei piccoli centri che non nelle grandi città, sbaglio? Sì, è vero, dipende in realtà dalle situazioni. Non è sempre così. Dipende anche dalla, esatto, dipende anche dalla definizione di piccolo centro, ecco, però è vero, adesso Milano ha una squadra forte maschile, Roma ha vinto il campionato di A2, quindi saranno in A1 in teoria l'anno prossimo, quindi squadre di città, metropoli, diciamo, però è vero, ci sono tanti altri posti che sono magari meno... Sì, a differenza, ecco, per esempio del calcio in cui c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è il Torino, c'è la Juve, ci sono magari, ecco, ai vertici cittadine un po' o non capoluoghi di provincia, ecco. Sì, esatto, beh, sì. E, che poi, sempre la pallavolo, è uno sport assolutamente più femminile. Cioè, ecco, quel prestigio, quell'importanza ce l'ha la pallavolo al femminile. In realtà no, non del tutto, la pallavolo maschile sia, appunto, il discorso che stavo facendo prima credo valga per entrambi. Ah, ok. Forse è uno sport, uno dei pochi in cui c'è grande equilibrio tra il femminile e il maschile, nel senso che sono entrambi molto, cioè hanno entrambi grande visibilità o comunque pari visibilità e sono anche... appunto entrambi molto seguiti e hanno ottimi risultati sia dal punto di vista femminile che dal punto di vista maschile. Ovviamente è sempre stato percepito, ovviamente purtroppo è sempre stato percepito come uno sport femminile, però negli ultimi anni anche appunto in seguito ai risultati della pallavolo maschile il movimento anche maschile si è ampliato si è ampliato tanto. Eh sì, certo, perché poi la lotta è giusto nel senso che deve essere, no, bidirezionale, però ho detto questo perché molte volte invece la lotta deve essere dallo sport che da maschile si allarga anche, no, al genere femminile, invece nel caso della pallavolo diciamo la direzione è inversa, ecco, sicuramente questo lo possiamo dire, quindi siccome... Direi a livello di condizione generale, perché poi i maschi, parte da piccoli in realtà questa cosa, alla fine chi ha figli maschi spesso e volentieri la esclude la pallavolo come scelta. Certo, parte da piccoli, quindi pensi sia più un problema sociale poi alla fine di educazione, sì, proprio, no? Forse sociale, nel senso che a livello di scelte, sai, da piccola la bimba la mandi a fare danza, la mandi a fare pallavolo come sport di squadra, è difficile che, cioè nel senso è difficile, spero che migliorerà la situazione e che ci sia sempre più gente che faccia questa scelta, però pochissime bimbe vanno a giocare a calcio. Sì, sì, esatto. Ovviamente alle bimbe che fanno pallavolo, piuttosto che poche bimbe vanno a fare rugby. Purtroppo, o per fortuna per noi che lavoriamo nel mondo della pallavolo, la pallavolo femminile è sempre molto ricercata. Poi ovviamente si crea un imbuto, diciamo, si va a scremare comunque verso i livelli più alti, mentre col maschile tu dici ok, mio figlio magari lo faccio andare a giocare a calcio, a basket, se voglio fare uno sport di squadra ovviamente, e la pallavolo risulta, diciamo, tra gli sport quasi minori esatto. Scelte, infatti, sì, questo intendevo, cioè non viene scelto, no, comunque nell'immaginario sì. Comune non, e poi effettivamente magari anche nella pratica, perché come dici tu viene proprio, come dire, bocciato da quando sono piccoli, non viene scelto come, sì, esatto. O comunque è quasi... definito come sport prettamente maschile, un po' come il calcio non viene definito, o come dici tu ancor meno il rugby, uno sport femminile, però questo è un esatto. Problema proprio un po' diffuso dello sport, cioè questa esatto. Ideologia, no, questo è quasi timbrarlo. Sociale, non è colpa sì. Dello sport, direi, esatto. Nel senso
E infatti è questo interessante, l'interessante è scoprire proprio questo, cioè appunto me ne sono accorta anche con il calcio femminile, che il problema è da piccoli, cioè che si fatica a cambiare, no? Ad avere un'inversione proprio di tendenza e quindi è proprio di visione, che appunto, cioè, non si può pensare alla femminuccia che gioca a calcio e magari esatto. al maschietto che poi, gioca a pallavolo. Esatto, poi io ti dico, non so bene come sia la situazione, diciamo, dello sport, dell'avviamento allo sport adesso. Per esempio, quando ho iniziato io a fare sport, facevo basket, eravamo tre bimbe in una squadra di maschi. Ah. Io ovviamente ero ancora molto piccola, a un certo punto mi annoiavo che non mi si passava la palla, una mia compagna, una mia amichetta giocava a calcio ed era l'unica ragazza nella sua squadra piena di maschi, quindi c'è anche questa scelta, nel momento in cui si sviluppa la versione femminile, magari più bambine, però si sa come siamo a quell'età, nel senso i maschietti magari vogliono fare, o comunque chi è più forte fisicamente non ti passa la palla, nel senso non prova a coinvolgerti. E questo a me aveva spinto anche verso una soluzione diversa, però nel senso io spero che si possa fare sempre lo sport che si vuole, ecco. Se una bambina vuole provare a fare qualsiasi sport o un bambino vuole provare a fare qualsiasi sport, sempre sport è, quindi. Certo, no, noi abbiamo intervistato una ex giocatrice, Raffaella Manieri, che ha fondato un'accademia in cui fa giocare maschi e femmine insieme e si parla di calcio. E ci colpì molto in redazione quando lei ci disse: io sì, intervengo sui ragazzi, ma ancora prima devo educare i genitori, perché il ragazzino maschio non gli interessa niente se gioca, e quindi poi magari di conseguenza deve passare la palla alla femmina. Esatto. Ma noi puntiamo molto all'educazione dei genitori. Questa è stata una cosa che ci colpì molto e che domando anche a te, perché anche tu sei, no, allenatrice delle giovanili, sì. No? Sì, io ho allenato della Volley Lugano. Sì, ho allenato under 13, under 14 quando ero in Italia e adesso alleno mini volley, diciamo, under 10 e under 11, quindi sono molto molto piccole. Però è vero, i genitori purtroppo sono spesso e volentieri la causa, diciamo, di questo tipo di problemi o di qualsiasi... perché i bambini a quest'età sono ancora molto ovviamente influenzabili ed è giusto che lo siano, però... Spesso e volentieri bisogna educarli sai, succede perché adesso i palazzetti sono vuoti, però succede anche durante le partite, magari certo. Qualche uscita infelice che se lo dici a un atleta grande tu puoi dire va bene, non mi interessa, però se lo sente se sente qualcosa, una bimba, una ragazzina, un ragazzino, un bimbo, nel senso non è mai bello. No, certo. Può rimanerci male, chiaramente viverlo, no, in maniera diversa e sicuramente certo. Amplificata. Ma quindi certo, tu alleni anche perché, solo... come dicevo, c'è la pressione che tu metti su te stesso, c'è la pressione della squadra che conta su di te. Comunque è compito dell'allenatore, nel caso, sgridarti, diciamo, se fai qualcosa di sbagliato, se senti pure il papà dell'amica o la mamma o la mamma che urlano, è sempre brutto, ecco. Ma ci sono quelle dinamiche, tipo, appunto perché sono ancora magari così piccole, che anche tra genitori all'interno della stessa squadra, magari se qualcuno non va d'accordo, quindi magari si intromettono i genitori, che anche quello è diseducativo, se vogliamo, no? Perché lo sport di squadra, sì. Come dici tu, serve proprio a sviluppare delle caratteristiche di empatia, convivenza, altruismo, no? Quindi comunque spirito di squadra, certo. Eppure si intromettono magari i genitori e dici, eccola là, cioè vanifica, no, il sì, lavoro. Sì, purtroppo, esatto, purtroppo ogni tanto capita e... È anche abbastanza normale che capiti, nel senso non tipo è utopico pensare che non capiti. Soprattutto nel momento in cui magari queste persone che giocano insieme sono a scuola insieme, sono dello stesso paese, quindi si conoscono al di fuori. E ovviamente non si può chiedere a delle ragazzine
che comunque lo fanno per divertimento, di tenere tutti i problemi fuori dalla palestra, perché poi è quello che ti dicono quando fai sport: nel momento in cui entri dalla porta della palestra devi lasciare tutti i problemi fuori. Però una cosa è dirlo, un'altra è farlo, cioè diventa già difficile per comunque chi ci vive dello sport o comunque lo fa seriamente. Per i bambini o i ragazzini è ancora più difficile, quindi se il fatto che magari succeda qualcosa al di fuori della palestra anche e venga portato in palestra dagli atleti o dai genitori diventa sempre un po' è più lavoro per noi, ecco. Certo. E che certo. I genitori si intromettano, che magari discutano sul fatto di chi gioca e chi non gioca, questo purtroppo succede e a me non piace per niente, perché poi, nel senso, devi risolvere una questione fra due adulti che stanno litigando su una partita normale, cioè non è la finale. Capisco certo. che per loro sia la partita importante, perché è giusto, ognuno ha le sue partite importanti, per qualsiasi motivo, perché è la prima, perché è l'ultima, perché è quella più importante della stagione, perché è quella più importante del mondo, cioè, però c'è da capire anche. No, bisogna far vivere con serenità poi, no, appunto, il discorso. Esatto, certo. Proprio per insegnare, per un discorso educativo, no? Quindi proprio insegnare quello che è lo spirito dello sport e il sacrificio dello sport, cioè quello che anche lo sport ti può togliere, quindi che in quella partita certo. non giochi. Quindi assolutamente. Certo. Anche perché ci pensano comunque, cioè noi allenatori ci pensiamo nel momento in cui prendiamo in mano una squadra. Ovviamente qua si parla di categorie magari un po' più basse, gente che non ha ancora giocato, sta iniziando a giocare le prime partite. Noi facciamo questo tipo di lavoro, comunque bisogna spiegare che certe volte si può giocare, certe volte non si può giocare, a volte deve giocare quella che si allena meglio, a volte deve cioè sono delle scelte che facciamo, certo, e che comunque ponderate, no? Chiaro. A chi di dovere, ovvero gli atleti, i genitori sono un in più, diciamo, no? Esatto. Un po' fuori. Quindi tu alleni solo ragazze? Alleno solo ragazze, sì. Volley Lugano è una società femminile, c'è anche una società maschile a Lugano, però io sono certo. solo nel femminile. Che ragazze vedi? Che ragazzine vedi? Quali sono le donne del futuro, che invece adesso sono appunto le ragazzine che alleni tu? Ah, beh, sono ancora bimbe, dai. mi piace pensarle, hanno dai 6 ai 9 anni. Ah, ok, no, beh, sono proprio bambine. Sono ancora pensavo più piccole, sugli 11-12, sì. Non prima ho no, ne male. Ho un gruppo che è 9-10, quindi quest'anno vanno per gli 11, però sono under 11, okay. Diciamo, quindi ancora meno, però io spero per loro che comunque, allora, c'è da dire, la pallavolo è uno sport complesso, diverso da altri sport di squadra come il calcio, il basket, dove tu individui subito il tuo traguardo, ossia fare gol, fare canestro, con la porta più piccola, con il canestro più basso, tu puoi farlo. Nella pallavolo qual è il gesto che ti fa fare punto? La schiacciata. La schiacciata però deve essere preceduta da altri gesti tecnici, quindi comunque è già difficile come premesse. Meccanismi. Sì, esatto, come meccanismi, quindi metterlo in pratica con le bimbe così piccole è sempre dura, quindi già devono capire come funziona e tutto. Quindi che anche se non avranno, diciamo, un futuro nella pallavolo, perché magari decideranno di fare altro, ovviamente adesso stanno facendo anche altro, cioè chi fa tennis, qua va tantissimo l'hockey, qualcuno fa calcio, qualcuna fa danza, insomma fanno anche, giustamente, come è giusto che sia, gli elementari fanno più di uno sport. Io spero per loro che comunque continuino ad avere lo sport nella loro vita, perché secondo me è sempre una cosa in più, una cosa bella, esatto, che ti dà tanto. Sai, poi tu, oltre ad allenare, a giocare, studi anche filosofia, filosofeggi. Sì. Come mai questa esatto. scelta di filosofia? Mi è sempre piaciuta, mi piacciono le materie umanistiche, mi piace tanto la storia, mi piace tanto filosofia, una cosa che ho sempre, a cui mi sono sempre approcciata volentieri, quindi ho detto vabbè, perché no?
E alla fine, tra l'altro, noi abbiamo fatto l'intervista un anno fa, io a dicembre mi sono laureata, quindi, quindi per ora sono nel limbo. Sei proprio laureata. Sono filosofa, diciamo, di primo grado, perché ho finito la triennale e a settembre comincerò la magistrale, però sì, ormai, forse sono filosofa, non è vero, non direi mai una cosa del genere, però ecco, sinceramente ti dico, alla fine del percorso sono molto contenta della scelta che ho fatto, perché mi è piaciuta tanto, in 3 anni mi ha portato veramente a scoprire cose e meccanismi anche di pensiero che mi sono serviti. Poi praticamente non è servita niente. Sai, ma, in pratica non serve a niente, però assolutamente. Ma anche quello dipende un po' dall'approccio che uno ha, se è più idealista o se è più... Comunque le idee poi portano alla concretizzazione sempre di qualcosa, certo, quindi io odio un po' questa tendenza. Ovviamente se tu mi dici a cosa hai imparato... Ho imparato a parlare. Ecco, insomma, è già tanto, considerando che, per esempio, no, neanche quello sanno fare, e anche chi ha i vertici di un paese, quindi figuriamoci. Esatto. No, io ero molto timida prima di iniziare a giocare a pallavolo, quando ero alle medie, all'inizio del liceo, parlavo molto poco, quindi come puoi vedere adesso... assolutamente, super spigliata. No, infatti. E secondo te, guarda... così su due piedi viene in mente forse un denominatore comune tra filosofia e sport, è la Grecia. Entrambi sono nati in Grecia, no? Con, diciamo, le Olimpiadi e poi la filosofia. Insomma, se non vado errata, se la mia memoria non mi inganna, dai tempi del liceo, che anch'io la amavo come materia, credo che entrambi, insomma, siano fortemente legati alla Grecia. Ecco, invece secondo te cosa c'entra la filosofia con lo sport? Cioè, trovi un legame rispetto a quella che è la tua vita completamente dedicata allo sport e poi quelli che sono stati i tuoi studi e che continueranno ad essere i tuoi studi? Sì, allora, nel mio contesto il legame è la mia persona, nel senso, se devo valutare la pallavolo nella mia vita, lo sport nella mia vita e la filosofia nella mia vita, io sono tipo al centro da una parte c'è una e dall'altra c'è l'altra, e nella mia persona si incontrano, diciamo. In realtà non ho mai pensato di mischiare le due cose, nel senso, anche nel momento in cui, per esempio, mi sono trovata a dover scrivere la tesi, tanti atleti scrivono di cose che riguardano lo sport o comunque in qualche modo hanno attinenza con il mondo dello sport o la pallavolo nel particolare. Comunque io non ho mai sentito questo bisogno, nel senso, né per esempio, cioè una stupidata, però né nella tesina al liceo né nella tesi di laurea mi sono mai sentita di mischiare le due cose. Ecco, mi è stato chiesto a un certo punto, mi hanno detto, perché non fai una cosa tipo sulla filosofia dello sport o tipo giustamente il legame con la Grecia o qualsiasi cosa, anche perché si è detto tanto comunque di filosofia dello sport, però non mi è mai, non lo so, non mi ha mai attirato. Poi appunto, come ti ho detto, se ne parla tanto, tanti atleti ci pensano, ecco. E io lo vedo come proprio, cioè, la filosofia mi ha dato una grande mano nello sviluppo della mia persona, dei miei meccanismi di pensiero proprio, e con questi meccanismi di pensiero io mi approccio allo sport, nel senso, sono in grado di fare, non so, quasi un'analisi critica, diciamo, della situazione, considerando più punti di vista, considerando i pro e i contro, qualsiasi, nel senso, per dirla un po' banale. Certo, in una situazione, certo, per dirla anche più concreta, nella vita, esatto, applicata, ecco, ti ha dato questa elasticità mentale. Sì, esatto, la capacità di considerare comunque tutti i punti di vista e di scegliere il mio, ma non per forza bianco o nero, ecco. Certo. Cioè, nel senso, essere capace di vedere comunque una zona grigia, i motivi del bianco, i motivi del nero, e scegliere la mia tonalità di grigio, se vogliamo metterla così, ecco. Hai detto niente, no? Perché tu prima mi hai detto, a livello pratico, invece in realtà è molto più importante di qualunque altro studio pratico,
perché poi tanto qualunque professione andrai a fare, se anche questo studio non ti ha professionalizzato, però poi la professione si impara comunque sul campo, anche quelle università, certo, che magari sembrano più professionalizzanti, passami il termine, no, effettivamente poi alla fine la professione la impari sempre sul campo, quindi esatto, assolutamente ritengo una scelta veramente intelligente quella di procedere insomma con questo studio, no, perché anche a me è sempre piaciuto. Alla fine è stato, mi piace, studio quello che mi piace. E che è fondamentale, senso... poi. Tu, alla fine poi esatto, si riduce anche a quello. Esatto. E, una domanda, infatti te l'avrei chiesto anch'io su cosa hai fatto la tesi di laurea, perché anch'io pensavo assolutamente che tu, insomma, l'avessi fatta e, con un legame e invece, con lo sport. E invece no, mi sono proprio allontanata. Su che l'hai fatta? La mia tesina di maturità era sulla nascita delle notizie, quindi su come i fatti diventano notizie. Giornalistica, quindi sì, molto, avevo letto tantissimo sulla rappresentazione delle guerre in televisione, sulla proprio su tutte le notizie che arrivano, la questione del gatekeeping, gli spin doctors, un sacco di cose che erano super interessanti, tra l'altro mi era veramente piaciuto, cioè ero molto soddisfatta, mentre quella di laurea l'ho fatta in estetica, un autore tedesco, Max Dessoir, che tenta di dividere, diciamo, il campo dell'estetica, quindi del gusto, del giudizio, di fronte all'opera d'arte, dal campo della scienza dell'arte, cioè il, diciamo, la parte tecnica dell'opera d'arte. Ok, quindi come volesse fare una creazione. Esatto, della creazione nel primo momento, quindi da parte dell'artista, e della fruizione da parte dello spettatore, e la riabilitazione del concetto di brutto, perché appunto l'estetica si fonda da sempre sul concetto del bello, e nel momento in cui a partire dal Novecento ci sono stati un sacco di movimenti artistici dettati anche dagli eventi storici che sono stati protagonisti del Novecento, si è iniziato a pensare anche che il brutto potesse avere un valore pari a quello del bello, non solo come negazione, non solo come mancanza di, ma proprio come presenza effettiva, ecco. Beh, lo vediamo anche nei nostri governi, l'opposizione ormai ha un valore quasi maggiore, quindi è l'opposto e la negazione effettivamente assumono sempre più, esatto, valore e importanza. No, beh, se ho capito bene c'è anche un po', quindi proprio una potremmo generalizzarlo dicendo, no, che esiste un piano oggettivo che, come dici te, è quello della scienza dell'arte, un piano oggettivo che è quello estetico e che non è necessariamente quindi bello. Sì, in realtà... Più o meno, stiamo a fare la lezione di filosofia. La questione del brutto si allarga sia al momento della creazione sia al momento della fruizione. Nel momento in cui un artista vuole creare l'obiettivo, ci si rende conto che non è più per forza il bello. Nel senso, non so se... Perché poi ho degli esempi, però non so se sono... La zattera della medusa, che c'è, cioè, la gente che muore, o i cadaveri, i pezzi di cadaveri su un quadro, non è una cosa da niente, piuttosto che Duchamp, l'orinatoio come opera d'arte, non è bella, cioè non, certo, rappresenta il bello, rappresenta il brutto, possiamo dire, ma qualsiasi altra cosa che però comunque ti fa pensare, cioè ti fa mettere in discussione delle cose. Certo. Sì, no, bellissimo. E insomma, infatti qui una domanda che ci fanno nella chat è: ma gli racconti la filosofia alle atlete? Ma la stiamo raccontando anche qui, però tu gliela racconti, Ludovica? Beh, sono troppo piccole, no, forse. Le mie atlete sono un po' piccole. Sono un po' piccole, nel senso che... Anche sarebbe quando troppo. Mi chiedono magari, esatto, anche quando mi chiedono comunque magari cosa faccio e cosa studio, loro non sanno cos'è la filosofia, come non lo sapevamo noi quando avevamo 10 anni, quindi... Certo. Mentre, certo, no, con le mie compagne molto poco, dai. Ogni tanto faccio qualche uscita da senti, diciamo, ma segnalata come saggia, però... Esatto. Sai quando si dice abbiamo un filosofo tra noi? Beh, le tue amiche lo possono, esatto, dire veramente. Io in realtà...
Ma sei un po' di quelle pesantone, sai qual è il luogo comune, no? Chi studia filosofia, oddio pesantona, io pure ho studiato lingue, quindi le lettere un po' pesantona, tu pure? No, cioè in un ambiente, nel senso, in una situazione normale, no, mi metto a parlare di queste cose, non mi metto a... anche se magari... cioè, nel senso, non so, si sta parlando di qualcosa e io effettivamente voglio problematizzare questa cosa, non, cioè, dipende dalla situazione, sto abbastanza sulle mie se so che non è diciamo, il contesto. Certo, migliore. Certo, bisogna poi capire contesti, ovviamente. Sì, esatto, infatti... Senti, e quindi vabbè, insomma, tu sei anche, appunto, oltre ad atleta, sei una ragazza laureata, quindi... diciamo così, mediamente acculturata, sicuramente anche un po' più della media. E cosa ne pensi? Si è tanto discusso dell'inserimento della parola sport, quindi diciamo del concetto, no? Di tutto quello che ne consegue nella Costituzione. Cosa ne pensi tu? Allora, non lo so se posso fornirti una risposta di alto livello, nel senso... Mi coglie abbastanza impreparata sull'argomento, però ti posso dire è uno, cioè, ovviamente secondo me è uno dei pilastri della, cioè, fondamentali della nostra vita, quindi poterlo non so come dire, tipo inserire comunque in delle dinamiche ufficiali, non lo certo, so, non, proprio non, normalizzarlo non proprio ufficialmente. Esatto, non so, farne legge comunque. Legiferarlo, certo. Esatto, potrebbe essere una soluzione abbastanza... Beh, sì, una via idonea. Poi ti dico, dipende sempre, cioè la questione è dipende sempre in che termini, come viene messo, come in che ottica viene inserito. Poi non ti so dire perché veramente sono poco informata a riguardo, quindi... Ecco, però si è tanto dibattuto, per esempio, della riforma dello sport, e quindi uno dei punti era proprio il professionismo, no? Al femminile. Ecco perché abbiamo aperto poi un po' l'intervista dicendo e chiedendoti quale fosse la situazione, no, della pallavolo. Chiaramente ti chiedo della pallavolo femminile, visto il sesso al quale appartieni. Qual è quindi, a livello di tutele, a che punto siamo? Allora, non avendo fatto la professionista in Italia, so, ma non ho vissuto sulla mia pelle, quindi ti posso dire, so che la tutela è minima, ecco. E spero per il futuro che possiamo essere innanzitutto riconosciuti come professionisti e in seguito... tutelati maggiormente, ecco. Ma invece da questo punto di vista all'estero, benché tu mi abbia detto dall'inizio appunto che anzi a livello di prestigio l'Italia non ha uguali, sì, l'Italia nel ranking è molto più alta, per esempio, della, certo, Svizzera. A livello di prestigio, però invece in Svizzera, però invece dal punto di vista tutele, siamo riconosciuti come professionisti e a livello di tutele siamo lì, però, cioè, nel senso, è comunque considerato uno sport minore qua. Va l'hockey e il calcio l'hockey è lo sport nazionale, fanno tutti, guardano l'hockey, tifano l'hockey, le bambine mi chiedono che squadra di hockey tifi e io boh, ti colgono impreparata. No, certo. Mai visto una partita, volevo vederla dal vivo, poi ovviamente avevamo in programma tutto. A fine della scorsa stagione, ovviamente poi ci hanno interrotto tutto, e, però qua va tantissimo, quindi in realtà ci sono ovviamente entrate anche economiche e visibilità minori. Ok. Bene, e voglio farti una domanda che però è, diciamo, anche qui c'è una doppia via parallela, quindi voglio chiederti, okay, cosa vuoi fare da grande, perché stai studiando filosofia e qual è invece il tuo obiettivo prossimo nello sport? Allora, inizio dall'obiettivo prossimo nello sport, che è più facile. Il mio obiettivo è sempre stato migliorarmi, nel senso che anche da
piccola, da giovane, così non ho mai avuto questo sogno, non sono una persona da sogni, non lo so, è strano, però non ho mai avuto il sogno nel cassetto di diventare una giocatrice di Serie A, di fare la ballerina o di fare qualsiasi altra cosa. E quindi in realtà prendo tutto quello che posso prendere, ecco, se posso imparare qualcosa da qualcuno, il mio obiettivo è sempre imparare tutto quello che questa persona ha da darmi, compagna di squadra o allenatore o avversaria che sia, ecco. E di conseguenza l'unico obiettivo che mi pongo è proprio quello di raggiungere il mio potenziale come giocatrice e di poterlo fare in un ambiente di, ovviamente, di, cioè, con pressioni e con serietà così, ma di tranquillità. Che quest'anno purtroppo per altre situazioni fuori dal Covid, diciamo, è mancata, quindi non per la situazione, spero, Covid e pandemia. No, non per la situazione Covid. In realtà in Svizzera siamo stati, almeno in Serie A, siamo stati abbastanza tranquilli. Per scelte di governo e per scelte di, cioè, noi le prime due partite le abbiamo giocate col pubblico a ottobre, quindi che è una cosa stranissima a pensarci, perché poi ovviamente hanno ridotto a 50 e poi hanno chiuso a tutti. Adesso so che alcuni sport stanno ricominciando col pubblico. Com'è la situazione pandemia lì? Allora, molto meno seguita dalle notizie. La mia percezione rispetto all'Italia, dove siamo quasi invece bombardati, è molto meno... quasi pressante, molto meno nel senso che, almeno dal mio punto di vista, se voglio saperlo devo andare a cercarlo e devo andare a informarmi, cosa che invece in Italia tu vieni, stai lì fermo e vieni sopraffatto dalle notizie, esatto, non è uno sforzo attivo, ecco. Sta migliorando, è migliorata, loro hanno chiuso palestre e ristoranti prima di Natale, quindi fine dicembre. Rispetto all'Italia la situazione era completamente diversa, e adesso hanno riaperto appunto ristoranti, negozi, anche le palestre da 2 settimane. Non c'è il coprifuoco? Non c'è mai stato il coprifuoco, no. Non ci sono limitazioni di movimento, quindi se voglio prendere e andare a Losanna piuttosto che a Zurigo posso farlo senza problemi, senza limitazioni e senza autocertificazione e cose. E vabbè, almeno si sapeva in zona, perché che hanno anche lasciato aperte tante stazioni sciistiche, per esempio quando c'era la polemica, diciamo, invece sull'apertura, certo, o chiusura, sì, in, sì, Italia, sì, è stata gestita in modo diverso. Io ho visto anche i protocolli sanitari della FIFA, della Federazione di Pallavolo Italiana, erano molto più diciamo limitanti di quelli che avevamo noi. Però, per esempio, le bambine le hai continuate ad allenare? Le bambine io le ho sempre allenate e mai abbiamo fermate. Fatto anche un torneo settimana scorsa. Mai fermate, loro senza mascherina perché non hanno l'obbligo. Ovviamente noi dobbiamo tenerla sempre, però loro non hanno l'obbligo e quindi non la tengono. Alcune sono piccole, però già se hanno 10-12 anni... Certo, viene vissuta con allora, un hanno po' fermato, più di serenità. Esatto, hanno fermato in realtà le over 17... che non facevano professionismo, quindi solo l'under 19 e chi giocava nelle leghe nazionali, che non potevano allenarsi, non si sono potuti allenare per qualche mese, non ti so dire quanti perché non lo so, comunque però le uniche che hanno mese. Avuto uno stop e hanno sospeso però prima lega e la B, che sono la seconda e la terza lega nazionale, secondo e terzo campionato nazionale, e non l'hanno mai fatto partire. Ma anche l'anno scorso non vi siete mai fermati? No, ci siamo fermati l'anno scorso a metà marzo. E io sono tornata a casa. Allora, con le bambine ci siamo fermati prima, fine febbraio, prima settimana di marzo, quando si è fermata anche l'Italia. Mentre con gli allenamenti ci siamo fermati a metà marzo, io sono rientrata al 15, che la Lombardia era già in lockdown da una settimana, però l'ultima partita l'anno scorso io l'ho giocata l'8 marzo, quindi
quando i miei, per esempio, erano già chiusi in casa. Ecco. Sì, certo, beh, lì sì. Va bene, però non sfuggire all'ultima domanda, qual è il tuo sogno nel cassetto, non a livello sportivo? Quindi il tuo obiettivo nello sport è migliorarti sempre, comunque per ora rimarrai, no? Com'è andata la stagione? Hai detto 3 settimane fa, l'hai finita, com'è andata? Domanda di riserva. Ah, eccola. Vabbè, dai, alla fine è una domanda scomoda, ci deve stare. È una domanda abbastanza scomoda in questa situazione, però vabbè, siamo state abbastanza sfortunate con la situazione sia Covid che infortuni, quasi tutta la mia squadra è risultata positiva a novembre e niente, qualcuno ha fatto molta fatica a recuperare, certo. Anche mesi dopo, comunque stiamo parlando di atleti professionisti, quindi è anche una cosa che ovviamente dispiace e sorprende, e siamo stati un po' sfortunati con i ruoli e gli infortuni, quindi diciamo poteva andare meglio da questo punto di vista di risultato, eccetera. A livello personale io non ho problemi a dirlo, non è stata una bella stagione, per motivi purtroppo, cioè di ambiente, ma extra pallavolistici, quindi spero che le prossime siano un po' più tranquille. Beh sì, e dai. Da grande non lo so, in realtà, non lo so. L'obiettivo è sempre, quasi, se dovessi dirne uno, è sempre, se da una parte è migliorarmi, sempre è imparare tutto quello che posso imparare. Quindi ovviamente, tu hai scelto, diciamo, conoscibile, però. Quindi tu hai scelto filosofia, diciamo, proprio per passione, perché ti piaceva, non neanche con un obiettivo in testa, che può essere anche l'insegnamento. Esatto, esatto. Non lo so, nel senso, se me l'avessi chiesto tipo 3 anni fa avrei escluso completamente l'insegnamento. In realtà adesso non lo escludo, però non è una cosa che voglio assolutamente fare, non è un ok, non è il sogno nel cassetto, certo. Beh, magari dopo, esatto, l'esperienza appunto di allenamento, quindi di approccio, no, a insegnare qualcosa, a trasmettere qualcosa a chi è più piccolo di noi, magari ti porterà poi a farlo anche nel tuo percorso accademico. Esatto, magari, non lo so, però veramente non mi sono mai, cioè sì, me lo sono posta ovviamente il problema, però non ho mai trovato la risposta definitiva, ecco, sto valutando, ci sto pensando. Filosofia è stata veramente una scelta che ho fatto in realtà, poi ovviamente a scatola chiusa, perché avevo fatto filosofia al liceo, ma fare 3 anni solo, quasi solo filosofia all'università è un po' diverso. Beh, ecco, certo, anche l'approccio è un po' diverso, e quindi ho detto ok, mi è piaciuta, mi potrebbe piacere, la faccio. Non è stata in vista di un obiettivo particolare, in realtà. Ma adesso che è finita la stagione ti stai allenando, ti continui ad allenare? Mi sto allenando, sto facendo delle partite, ma proprio nelle ultime 2 settimane, con una C vicino a Pavia, giusto per non stare ferma, perché col fatto che qua tante mie compagne erano straniere o comunque professioniste che hanno le nazionali, eccetera, in questo momento non ci alleniamo più. Io sono a Lugano quasi metà settimana per allenare le bimbe, poi torno a casa e mi alleno un po' e gioco. Ti alleni per te, stare, certo, per rimanere in allenamento, esatto. Chiaramente, bene, e poi da settembre ricomincerà la stagione, ricomincerà anche la stagione accademica, non solo quella sportiva. Esatto, a settembre ricomincia tutto, adesso mi godo questo tempo in cui, questi mesi in cui comunque posso un attimo gestirmi da sola, certo. esatto, anche perché comunque quest'anno è stato quasi un lavoro a tempo pieno, ne passavamo 30 ore, 32 in palestra, più il giorno della partita, più le 4 ore che alleno, quindi insomma... Beh, sarà allora un'estate ricreativa per partire con la nuova stagione più carica di prima, no? Come sempre. Vediamo. Allora, Ludovica. Comunque, io parto sempre carica, perché veramente mi piace, nel senso, gioco perché mi piace, studio quello perché mi piace, alla fine, quindi... Beh, quando si ama quello che si fa, insomma, si è già vinto, esatto. No? Assolutamente, infatti. Non pesa assolutamente, esatto.
Bene, bene, complimenti, sei un bel esempio di, insomma, di determinazione, di entusiasmo, che è la cosa più importante, grazie. Si ha veramente quando si fa ciò che si ama. Quindi complimenti, per visto quanto sei giovane, e in bocca al lupo per la tua estate. Salutiamo Ludovica Brandi e insomma ti diamo appuntamento, grazie, alla prossima. Ciao a tutti, va bene, certo. Ok, grazie Ludovica, un saluto. Grazie. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!